Buonasera! Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale! Questo video sarà un po' diverso dal normale. Come sapete, di solito faccio un vlog, Q&A's, ogni tanto, ma manco troppo. E oggi faremo una cosa diversa. Giocheremo a un gioco. Non ho mai! Come potete vedere, qui c'è un buco, quindi ci sarà una ospite che faremo entrare adesso. Buonasera! Facciamo un caloroso applauso per Marta Dardato! Allora, come ho detto prima, oggi giocheremo a Non ho mai. E Marta ha deciso di spiegarci le regole perché... Perché lei sa benissimo le regole. È arrivata prima, come si gioca a Non ho mai? Nel senso, quando è che devi alzare la mano? Perché è una risposta... Al contrario, esatto. Cioè, non ho mai... Tipo, tu avevi fatto l'esempio, non ho mai saltato la viola. E se io l'ho fatto, devo dire io... Io proprio... Teoricamente è un gioco alcolico, ma abbiamo scoperto che nessuna delle due beve, quindi subentreranno in questo momento i nostri oggetti di scena. Sì, siccome appunto non beviamo, abbiamo deciso di usare degli oggetti, uno verde e uno rosso, per identificare ciò che noi abbiamo fatto e ciò che noi non abbiamo fatto, ok? Quindi se l'abbiamo fatto, verde. Se non l'abbiamo fatto, rosso. Introduciamo i verdi. Una borsetta di piume! Purtroppo la mia non può che non essere la moca! Quindi se abbiamo fatto qualche cosa, io alzo la moca verde e Marta la borsa di piume. Esatto. Per gli oggetti rossi abbiamo una cover rossa e una mela rossa, scusatemi. Però non è una mela, è un portacandele. Aiuto! Adesso per principio devo aprirla, capisci? Questa mela non si apre. Quindi abbiamo oggetto verde e oggetto rosso. Va bene, io direi di iniziare subito perché io purtroppo, lo stavo spiegando prima a Marta, sia intro che outro non sono capace. E ci siamo dimenticate un'altra cosa che non siamo capaci a fare: chiedere di seguirci. Forza! Ti prego, seguiti. Iniziamo. Non hanno un senso logico, quindi sono un po'... Ok, sparsi. Esatto. Non ho mai otturato il water di qualcuno. È molto imbarazzante dire che questo verde è così arenato per così tanto tempo. Quasi andando, stai andando a piedi. No, forse no. Io ho una memoria molto... Ok, io me lo ricordo bene perché sono andata a casa dei miei zii in Spagna e tipo uno dei primi giorni... No. Io ho scaricato, tipo ha iniziato a riempirsi tantissimo. Tipo nei film. Letteralmente tipo E l'ho dovuto chiamare perché non sapevo che cosa fare. Cioè era proprio lì tutto. Potevamo anche iniziare con qualcos'altro perché questo è abbastanza imbarazzante iniziare con questo. Vabbè. Ok. Abbiamo rotto il ghiaccio. Non ho mai perso un aereo / treno. Sono quasi convinta di questa cosa. Però io l'ho perso. Quindi dove... Allora questo verde. Ah, sì. Perso, ok. Sì, aereo perché... o treno? No, treni, tutti i treni. Tutti i treni che tu hai preso li hai persi. Li ho persi tutti, sì. Mi ricordo tipo la prima volta che sono andata a vedere scuola mia, delle superiori, che c'era tipo, come si chiama? La scuola. Quando dalle medie devi andare alle superiori e vai a vedere le scuole. Ah, certo, l'orientamento. Esatto. E quindi ero andata a questo posto che era lontano da casa mia, che poi dove sono andata a scuola. Addirittura treno. Treno metro? Sì. E hai perso tutti e due? No, metro no. Però il treno l'ho perso 3 volte perché non trovavo il binario. Okay. E sono stata lì tipo 3 ore. In 5 anni ci ho preso la mano. Cioè che tipo al quinto anno hai trovato il treno? Ho pensato che... No vabbè, però era la prima volta. Io non so parlare, cazzo. No vabbè, poi ci scioglieremo, penso, spero, perché sennò... Non mi sono mai allenata per il mio primo bacio. Chi è che non si è eliminato la mano per il primo bacio? Il muro, la mano, davvero un muro. Se non l'avete fatto, mentite. Non ho mai usato lo spazzolino di qualcun altro. Allora, però qui c'è da dire, volontariamente... No, mi fa troppo schifo. Però a volte tipo mi sbaglio e prendo quello tipo del mio ragazzo. Ah, ok, vabbè, ci sta. Allora, io penso di averlo scambiato con mio padre per tipo non so quanto tempo, quello in montagna. Perché una volta l'ho visto con il mio spazzolino in bocca e ho detto: quello è il mio spazzolino! Questo è il mio spazzolino! E quindi c'è stato questo cosa abbastanza grigio tra noi due e... Oh no, nessuno dei due lo sapeva. Sì. Non sono mai scappata di casa.
non sono mai scappata di casa. Onestamente i miei genitori sono sempre stati al top, nel senso se dovevo uscire o cose varie, vai. No, io magari a volte quando litigavo, cioè scendevo sotto le scale. Adesso me ne vado! Basta, mi avete rotto le scale! Non ho mai usato Tinder. Non l'ho mai scaricato, non ho mai avuto un profilo Tinder. App di incontri, cose, no? No, niente. Cioè, mi fanno paura più che altro. Dico la verità, anche a me fanno paura un botto. Sì. Non ho mai scorreggiato e dato la colpa a qualcun altro. Vabbè. Sai quante volte al mio cane ho dato la colpa? Povero! Bah, che schifo! Oppure ai miei fratelli, sempre. Io in classe. Addirittura in classe? Sì, sì, sì. No, in classe no. Sei arrivato... Mazza qua che... Oppure quando fai quella col rumore, improvvisamente cominci a fare rumore. Non ho mai fatto la pipì in una piscina. Oh sì, cioè sì, ovvio. Da piccola la facevo, basta, punto. Non c'è un cacchio da fare, non è che mi sforzavo di non farla, capito? E poi a un certo punto hanno introdotto questa cosa, che cos'era, sta polverina che faceva diventare Oddio, viola. Oddio, l'ansia quella. Esatto, esatto. E tipo da lì, da quando ho scoperto questa polverina magica che faceva diventare viola la pipì, ho smesso. Io l'ho continuato a fare. Ti piace il brivido e il rischio? Mi piace di rischiare. Ti fa vedere se voglio che ti piace. Esatto. Però e poi... La domanda è, tipo una volta che l'hai fatto inizi a fare così con i piedi per... Sì, me ne vado. Vado altrove. La lasci là. Resto nella mia vita. È caldo qua. Beh, nel mare però effettivamente quando è freddo... Io sono rimasta nella mia vita. Raga, che schifo. Che schifo. Queste cose stanno rivelando alcune parti molto scure della mia persona. Ah, questo mi piace un sacco. Non ho mai parlato con accento straniero per far credere che non fossi del posto. Addirittura c'è stato un periodo che parlavo proprio in inglese sui mezzi pubblici, ma col telefono spento. Hey. Yes, I'm coming back. I'm so sorry, I'm late. I'm a bit late. Faccio così, era molto divertente. Mi piace tipo con una mia amica quando siamo in giro inventarci una lingua. Ah, bellissimo. As friends, guys. Yes, we are friends. Indovinate cosa abbiamo detto? Scrivetelo nei commenti. Non ho mai... Ah, lei mi sta spiando mentre io leggo. Non ci vedo. Quindi... Ti manca qualcosa? Mi manca mia mamma. Non ho mai dormito da uno sconosciuto. Mai dormito da uno sconosciuto. Troppa paura. Troppa paura, infatti. Il terrore. Il terrore. Non ho mai mentito solo per fare ingelosire il mio partner. Allora, tipo bugie bianche. Non erano proprio bugie, però tipo ho ingrandito cose. Però mai mentito. No, allora no. Ma allora, io non riesco a dire bugie. No? No. Slay, io ho un po' di bugie bianche di dire. Cioè le bugie tipo, buone. Sì, sì, tipo che ne so, ho fatto tardi, mi è cascata... Il vaso ho rotto, ho dovuto raccogliere un sacco di vetri. No, io no, io dico, cerco sempre di dire la verità. No, vabbè, certo, ok. No, vabbè, ok. No, non volevo metterti in cattiva luce, questa dice le bugie. Io no. Ci stiamo soffermando. Sì, sul punto sbagliato, secondo me. Ok. Non mi sono mai ubriacata fino a vomitare. Slega. Non mi sono mai ubriacata. Non posso dire la stessa cosa. Prossimo video. Facciamo ubriacare. Meglio così in realtà. Bevuto allora. No. Fumato sì. Ah, ok. Fino a vomitare. Davvero? Sì, sì. Ammazza. Devi fumare un botto. In realtà no. Marta, devo dire. No, mi ricordo era un capodanno. Il mio amico aveva preso queste cose. Ok. Illegale. Colpa dell'amico, eh? Oh, nessuna azione illegale sono fatta da nessuno di noi due. Ha preso queste cose e la madre gliele aveva trovate. Quindi ha rimediato. Fumate una... tutte! Se le ha fumate tutte la madre. E quindi lui ha dovuto rimediare una cosa all'ultimo che era una cacata. Okay. E io ho fumato tipo. Così ho vomitato tutto. Era capodanno, non era ancora scoccata la mezzanotte. Ho vomitato e sono andata a dormire. Un bel capodanno. Da ricordare. Mi sono svegliata tipo alle 23:59 per festeggiare e poi mi sono... Sì, perché stavo malissimo. Allora, io fumare no, non è mai capitato. Però io ho questo problema, ok? Io non bevo quasi mai. Cioè, proprio... Cioè, devo bere. Però, che cosa succede? Quando vado in discoteca, io non la sopporto la discoteca. Quindi, per sopportare questa pena, bevo. Non bevendo mai, non... Forse non capisco bene il limite. Sai, c'è proprio la soglia, no? Dove tu capisci che dici ok basta perché sennò qua mi sento male. Ecco, io quando arrivo non la capisci. Esatto. E quindi
è successo, vabbè, non così tante volte, non è che ogni volta che vado a ballare, però nel senso quando sono arrivata l'ho trovata ubriaca. Sono qui per terra, se voi non lo vedete il pavimento era per nascondere il mio vomito in questo momento. Non ho mai pianto dopo che il non ho mai imparato a leggere. Ah, ecco. Non ho mai pianto dopo che il parrucchiere mi ha tagliato i capelli. Mi è successo. Mi è successo tra l'altro prima di fare questo taglio pazzo. Mi facevano veramente schifo, non li sopportavo. Mi avevano fatto questo taglio scalato, ma tipo c'era un ciuffo che mi arrivava qua e l'altro era scalato bene. E giuro, mi odiavo. Sono arrivata a casa che mi sono messa a piangere. Sono andata a mia mamma e ha fatto: allora, ci sono dei parrucchieri che mettono in difficoltà le persone. Sì. Io praticamente ci sono state solo due volte che sono uscita soddisfatta dal parrucchiere. Tipo la prima volta che ho fatto la mia prima tinta sembravo... si può dire? Non lo so. Non voglio offendere nessuno, no, non si... Una zebra, sembravo una zebra, ero a strisce, non volevo offendere nessuno. Comunque, non sono mai uscita soddisfatta a parte un paio di volte. Non sono mai andata a letto al primo appuntamento. Perché mia mamma guarda questi video? È successo. E succede? Va bene. Non te ne vergognare. Non. Non ho mai mandato un messaggio hot alla persona sbagliata. Non so perché queste ultime due erano un po' più hot. No, non mi è mai successo. Ti è successo? No, 8 no. Al massimo tipo... il messaggio sbagliato alla persona. Vabbè, messaggio sbagliato un sacco di volte. No, 8 no. Facciamo questa, cambiamo. Non ho mai mandato lo screen di una chat alla persona di cui ho screenato la chat. Brutale. Terribile. Perché non ho mandato lo screen? Finiamo con questa, almeno io finisco con questa, poi se ne hai da aggiungere, aggiungi. Però questa mi vergogno a dirlo. Ecco. Non ho mai rubato nulla. È successo veramente tanto tempo fa. Ed era una delle gole d'oro. Dai, sì, cose così. Mi sto costituendo alla polizia, se mi state sentendo mi dispiace. Subito. Ecco, sono legata adesso. Grazie. Quando ero piccola ero evidentemente una... C'era la tipa del bar del mare che mi stava veramente un sacco antipatica. Io andavo sempre a prendere le caramelle e tutto quanto. Quindi che cosa facevo? Ormai lo prendevo talmente tante, sempre, che lei non me le contava più. Mm. Sapete quante volte ne ho prese? 15, 10 e uscivo. Ho rubato 5 dollari e ne approfitti delle debolezze. Delle debolezze altrui. Comunque questo video posso dire era per conoscerci. Ah, sì, adesso... invece è diventato il video per metterci in imbarazzo l'una con l'altra. Completamente. A posto. Penso non ci rivedremo mai più. Questa sarà l'ultima volta. Il mio ultimo video insieme. Va bene, io direi che questo. Hai altro da aggiungere? Sì, non ho mai. No, direi che abbiamo fatto abbastanza. Sì. Anche perché da quanto che stiamo registrando? Detto questo, io direi che ci possiamo salutare. È stato un piacere, grazie di essere venuta qui. Arrivederci ragazzi. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete like, commentate, condividete con i vostri genitori. Sì, sì, Edi. Sì, guarda, ho trovato. Basta, basta. Video è finito. Andate in pace. Basta.